Lorenzo Bernardi, allora si temeva sempre dall'inizio della stagione che questa serie potesse finire, è finita contro Monza, una Monza che si è rivelata molto pericolosa. Oggi che cosa, quali sono le tue impressioni dopo questo tie break perso? Ma innanzitutto io sapevo che arrivava una squadra molto temibile e infatti avevamo iniziato approcciato molto bene la partita, poi invece abbiamo iniziato il secondo set regalando dei break troppo importanti che dopo fai molto fatica a rientrare e niente, penso che dopo anche nel tie break abbiamo avuto delle opportunità per andare avanti ancora, eravamo avanti di 2 punti, per ritornare in partita. Però questo è lo sport, questa è la pallavolo, non è che dobbiamo fare dei drammi, non dovevamo pensare che eravamo imbattibili prima e non dobbiamo fare assolutamente nessun dramma adesso. È chiaro che queste sono giornate che devono far riflettere, sono partite che devono far riflettere, abbiamo perso 2 punti e quindi bisogna andare avanti. E certe volte le sconfitte sono molto salutari e questa deve essere una di quelle, perché altrimenti significherebbe che non abbiamo capito quanto è difficile la Superlega. Quando abbassi un attimo l'attenzione, quando abbassi un attimo i colpi, con squadre molto ben organizzate come Monza, dove c'ha dei grandissimi talenti, dopo diventa tutto più difficile recuperare. Ha inciso sicuramente un pochino l'assenza di Ricci, più che altro per gli equilibri di squadra che sono un pochino cambiati, ma soprattutto la mancanza di un atleta come Alexander Berger in allenamento, che tu avevi ribadito più volte era molto importante. No, non ne abbiamo mai parlato fino ad oggi, quindi io degli assenti non parlo, e ci mancherebbe altro, noi non dobbiamo avere alibi, dobbiamo andare avanti per il nostro percorso. Sappiamo qual è la nostra situazione, su questo dobbiamo lavorare e con questo dobbiamo lavorare.